Everyday Sport Car, un concetto espresso al meglio dalla N che vedete sul muso di questa vettura, la divisione più sportiva del marchio Hyundai, che è incarnato ovviamente anche da lei, nuova IONIQ 5N, ultima arrivata della gamma più sportiva del marchio coreano, ma soprattutto la più potente di sempre e la prima elettrica a potersi fregiare di questa effigie. Oggi siamo a Solden, su un ghiacciaio ad oltre 3000 metri, per provarla in un contesto differente a quell'habitat naturale che potrebbe essere la pista, ma comunque adatto alle prestazioni e alle performance di questa vettura. E allora saliamo a bordo! Ma prima di metterci al volante diamo un'occhiata a quelle differenze rispetto alla versione standard che ritroviamo su Hyundai IONIQ 5N, a partire dal frontale con un nuovo paraurti più sportivo, diverse soluzioni aerodinamiche anche per il raffreddamento di alcune componenti meccaniche, come ad esempio possono essere i freni quando si ricercano le prestazioni estreme, ovviamente il logo N di cui abbiamo già parlato e diversi dettagli che richiamano la sportività e questo brand all'interno del marchio coreano, anche dal punto di vista cromatico nella parte inferiore, dove poi ritroviamo anche uno splitter molto sportivo adatto ancora una volta a convogliare l'aerodinamica. La piattaforma è la stessa della IONIQ 5 tradizionale, la IGMP, che ovviamente garantisce in questo caso alcune accortezze come ad esempio rinforzi maggiorati e diversi elementi che vanno a rafforzare la stabilità della batteria e del motore. Cambiano leggermente poi anche le dimensioni, si allunga di 80 mm, quindi arriviamo a 4,71 m, si allarga a 1,94 m di 5 cm e inoltre si abbassa di 20 mm a 1,58 m. Le carreggiate allargate permettono così di ospitare i cerchi da 21 pollici forgiati in alluminio leggero, che nascondono pinze freno da 400 mm all'anteriore con 4 pistoncini e da 360 mm al posteriore con pistoncino monoblocco. Ritroviamo anche qui sulla fiancata alcuni elementi cromatici che richiamano la firma N, mentre ci accingiamo ad andare al posteriore, dove ritroviamo questo spoiler molto sportivo e un altro dei motivi per il quale aumentano le dimensioni di IONIQ 5N, vale a dire questo generosissimo estrattore che vedete qui in basso. Anche all'interno dell'abitacolo poi ritroviamo diversi elementi che accentuano la sportività di Hyundai IONIQ 5N, a partire dalle sedute avvolgenti e sportive con il guscio come sulle vere vetture ad alte prestazioni, con tra l'altro una trama pixelata e il logo N ben visibile nel poggiatesta integrato. Tra l'altro queste sedute sono disponibili in pelle pura o addirittura in alcantara riciclato, un materiale che ritroviamo anche in altri elementi di IONIQ 5N. Cambia il volante rispetto alla IONIQ tradizionale, con tanti pulsanti che permettono di attivare diverse funzioni specifiche di cui vi parleremo successivamente. Dietro allo sterzo poi si apre, sempre senza soluzione di continuità, uno schermo digitale che integra due display da 12,9 pollici per il cluster, per il quadro strumenti e ovviamente per il sistema di infotainment, dal quale poi si possono andare ad attivare ulteriori funzionalità e lane mode per il drifting oppure anche per il sound, disponibile con tre firme sonore che vanno ad accentuare quello che è il legame con la gamma N, oppure quello che può essere il legame con il mondo elettrico, fino addirittura a riprodurre in modalità supersonic quello che è il sound di un vero jet da combattimento. Qui in basso abbiamo una console dove alloggiare lo smartphone con due prese USB-C e rinforzi specifici che sono molto utili per le ginocchia quando si guida ad alte prestazioni.
La potenza complessiva standard è infatti di 448 kW, 609 cavalli e 740 Nm di coppia, ma grazie all'N-Grid Boost si arriva ai già citati 650 cavalli e 770 Nm di coppia massima, frutto della combinazione di due motori sincroni a magneti permanenti rispettivamente da 166 kW e 282 kW. Questo garantisce lo scatto da 0 a 100 in soli 3,4 secondi e anche una velocità massima di 260 km orari, il tutto combinato alla trazione integrale ad una batteria da 84 kWh che garantisce un'autonomia di 448 km con una sola ricarica. Grazie all'architettura 800 V, a proposito di ricarica, è possibile passare dal 10 all'80% del range di percorrenza in soli 18 minuti. Lo schema sospensivo poi vede il MacPherson all'anteriore e il multilink a 5 bracci al posteriore. Certo, una belva alla spina così meriterebbe di graffiare i cordoli e l'asfalto, ma la nostra prova è partita da tutt'altre condizioni. Ghiaccio e neve, bassa aderenza e un freddo pungente a oltre 3000 metri che forse non sono l'habitat naturale per questa Hyundai Ioniq 5. Eppure questo crossover vitaminizzato ha mostrato come i suoi artigli possano graffiare anche un manto bianco. La Hyundai Driving Experience infatti ci ha insegnato che con le più sportive del marchio coreano si può fare praticamente tutto. E così il test drive tra traversi, sottosterzi e bassa aderenza è stata l'occasione giusta per provare la lunga lista di funzionalità N di cui è dotata questa vettura. Dall'N-Grid Boost, che offre maggiore potenza accentuata dal sound specifico del già citato N-Active Sound Plus, all'N-Drift Optimizer, che è stato utilissimo per gestire al meglio il bilanciamento delle derapate sul ghiaccio. Con l'N-Race poi si può andare a gestire al meglio l'energia, aspetto curato anche dall'N-Brake Regen per ottimizzare la frenata rigenerativa massimizzandone l'effetto. Chiaramente la prova di una vettura del genere in pista può offrire un quadro completo di quelle che sono le sue potenzialità, ma affrontando le superfici a bassa aderenza di Solden siamo stati in grado di apprezzare innanzitutto la stabilità e il controllo che ci ha trasmesso Hyundai Ioniq 5N, con un perfetto bilanciamento che restituisce sempre sicurezza a chi si trova al volante, anche a chi è meno avvezzo ai traversi. L'erogazione nei pochi tratti di strada pulita è coinvolgente, così come il sound, che seppur artificiale porta all'orecchio di chi sta al volante una sensazione ottimale per gestire la vettura. Ci piace dunque parafrasare le parole di Albert Biermann, consulente della divisione N, che ha affermato che Hyundai è stato in grado di far danzare un elefante. Oltre che danzare, Hyundai Ioniq 5N è anche in grado di pattinare sul ghiaccio, con una leggiadria fuori dal comune. Una vera sportiva della gamma N? Beh, dobbiamo ammettere che Hyundai Ioniq 5N sa divertire e ha una dinamica di guida coinvolgente anche sul ghiaccio lontano dall'asfalto. Ovviamente, quanto costa questo divertimento al volante? In Italia a partire da 76.900 euro.